mangiamo solo cibo della prima lettera del nostro cognome! Sì! Il mio cognome inizia con la lettera C! Il mio cognome inizia con la lettera A! Io invece potrò mangiare tantissimi dolci, perché il mio cognome inizia con la D! Il mio cognome invece inizia con la S! Io potrò mangiare solo cibo che inizia con la lettera M, perché il mio cognome inizia per M! Robby, perché ci troviamo qui? E perché ci sono questi pulsanti? Semplice, Dani! Ogni pulsante corrisponde a un gioco diverso che potremo fare. Quindi, amici, lasciate subito un bel like perché iniziamo subito con la sfida. Premerò proprio quello arancione. Destra o sinistra challenge! Cosa significa destra o sinistra challenge? A turno ci siederemo sulla sedia e poi dovremo scegliere tra destra o sinistra. E il cibo che scegliamo dobbiamo per forza mangiarlo. Mangiarla, è la challenge. Ma no, ma l'altro era uno sneaker. Mi spiace, hai scelto destra. Buon appetito. È il mio turno. Sono proprio curiosa di vedere cosa mi capiterà. Allora Dani, scegli destra tua sorella Jenny oppure sinistra scegli me? Dai Dani, scegli me, sicuro non te ne pentirai. Io non posso non scegliere il mio fidanzato, quindi sceglierò sinistra, Robby. Allora hai scelto una Coca-Cola, Dani. Wow, io adoro la Coca-Cola. Non vedo l'ora di berla. Amici, ho molta paura di questa sfida. Mi sembra che sceglierò destra. E con te, Fede. Del dentifricio? Del dentifricio. Ma io non voglio mangiare il dentifricio. Vabbè, proviamo un po'. Buon appetito, Fede. Che schifo. Non ho paura di questa challenge. Tutti i cibi con la M sono sempre buonissimi. Quindi sceglierò subito la destra. Sì, la destra. Guarda Robby, una bella mela. Bella mela, mi piace. È buona e salutare. Beh, sceglierò la destra. Uffa, va bene, tieni l'Actimel. Evviva, finalmente. E meno male che non hai scelto la sinistra. Senti che puzza. Dani, bisogna premere un altro pulsante per una nuova challenge. Sai cosa ti dico? Quello che mi fa meno paura è il bianco. Cliccherò il bianco. Gioca a freccette! Dobbiamo giocare a freccette! Sì! E sicuramente chi farà più punti otterrà del cibo. Prendo la mira e lancio! 90 punti e vai! Spostatevi! Guardate e imparate! Oh no! Solo 10! Ma che sei in casa! Fede, sì. Allora, cosa penso io? Io voglio che tu devi essere super pronto, eh? Fai come ti ho insegnato io, eh? Ti ricordi? Ti ricordi come nel nostro videoclip? Sì, ok. Allora chiuderemo gli occhi e farò un bel 100! 1, 2, 3! Oh no, un'altra volta ho preso 10, quello più basso di tutti. Effettivamente neanche l'altra volta ha funzionato, tirare da bendato. Sono proprio scarso. È il mio turno, però Dani ha fatto 90, sarà davvero difficile cercare di fare 100. Come ho fatto? Ha preso 100! Non sono bravo come lei, ci rinuncio. Ma Robby, anche tu hai vinto il cibo! Cosa? Sì, che bello, non vedo l'ora del mio premio! Ma che cos'è questa cosa? È durissima! Quello è dell'ananas disidratato.
non ho scelta, quindi devo provare a mangiarla, ma mi si staccano i denti con questa cosa. Beh, almeno mi rincuora il fatto che sicuramente anche a Robby sarà andata male come a me. A me hanno dato un muffin, buonissimo. Uffa, perché non ho la M come cognome? Benny, io e te siamo delle vere amiche, vero? Vero, sì sì. Che ne dici di premere un pulsante insieme? Va bene, però scegliamo il fucsia, che è il nostro colore preferito. D'accordo. Ok. 3, 2, 1, via! Regala un cibo ad un tuo amico. Che bello, devo fare un regalo alla mia migliore amica. E io dovrò farlo a te. Ho scelto il mio cibo regalo per la mia amica Benny. Dani, ho scelto per te un cibo buonissimo. E guarda dove ci troviamo, sotto l'albero, come se fosse il giorno di Natale. Della cioccolata! Io adoro la cioccolata! Vediamo qui! Del salame? Wow Dani, devo dire non ti sei impegnata molto per il mio regalo. Pensavo ti piacesse il salame, questo invece è buonissimo. Lo so, perché l'ho scelta io per te la cioccolata. Questa idea dei pulsanti è troppo figa, perché non sai mai quale challenge ti aspetta. È vero, tranne quando ti capita il dentifricio. Quella volta hai scelto proprio male. Sì, quello faceva proprio schifo. Premiamo l'azzurro? No, l'azzurro no, non mi piace, no, il rosso. No, il rosso no. Cosa? Io non ho mai premuto un pulsante, quindi adesso lo sceglierò io. No, scelgo questo. Chi si esibisce meglio vince il cibo. Esibirsi. Il mio sarà uno spettacolo da giocoliere di Natale. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Onestamente Benny, non mi sei piaciuta né da giocoliere né da cantante. Io ti do un 3. Mi dispiace Benny, anche se siamo amiche questa volta il tuo spettacolo è stato davvero brutto, quindi ti do un 3,5. Benny, io ti do un 1. Ma io voglio essere un po' più gentile con te. 4, ecco. Oh oh, sono una banana. Oh oh, sono una banana cattiva. Oh oh, non ho fatto nemmeno una rima. Oh oh, quanto sono bravo. Oh oh, non sono un pirata. Fede, che c'entrano i pirati con le banane e le fisarmoniche e il Natale? Però molto bravo, 7. Ma invece è bellissimo Fede, io gli do un bell'8. Io sto ancora ridendo Fede, sei troppo simpatico vestito da banana. Io ti do un 10 pieno. A me non sei piaciuto per niente, quindi 2. Io invece vi mostrerò un trucco di magia. Voglio far uscire da questo cappello un coniglio. Ora serve soltanto la formula magica. Simsalabim. Mangiato mezza carota ed è scappato. Oh no, ma ci hai preso in giro Jenny. Per me un 4. Beh, ma la carota almeno l'ha tirata fuori dal cappello. Ma non è come un coniglio. 7. Per me un 6. Invece per me un 7,5. Oh, noi ovviamente balleremo la nostra nuova canzone Amicizia. Se non l'avete vista né ascoltata, mi raccomando che aspettate, andate a sentirla. Ci sono giorni che sanno volare, con un amico ogni attimo è spettacolare. Quanti ricordi non potrai scordare, perché da soli questo viaggio non è uguale. Io c'ho la gente sta a volare. Io l'amo, quindi 10 per entrambi. 10! Robby, ci siamo davvero meritati questo cibo? Eh sì, tutti quelli che ascoltano la nostra nuova canzone non possono fare nient'altro se non vincere.
Io ora mi mangerò una buonissima crostatina che inizia con la C. Io invece delle meringhe che iniziano con la M. Robby! Oh, questa meringa mi è esplosa! Ragazzi, ho un'idea! Perché non premiamo tutti quanti insieme? Oh, buona idea! Come una squadra! Ok, 3, 2, 1, via! Ragazzi, ma io non ho capito proprio nulla! Ok, allora mi sa che premeremo una alla volta! Inizio io! Sale! Sale? Che brutto cibo quello di Benny! Ah, sono buonissime! Tocca a me! Carota! Ancora con questa carota! Ma non mi piace! Dietorelle! Dietorelle? Che cosa sono? Robby, usa la testa! Usa la testa! Miele! Sì, il miele è super dolce! Mi piace! Certo è che con la S ci sono un sacco di cibi buoni e a me giusto il sale è capitato! Beh, io ho le arachidi! Salate, quindi dammi un po' di sale. Vediamo invece io. Ehi, ma chi si è mangiato le mie carote? Quel maledetto coniglio. Se lo prendo gli tiro le orecchie. Le ragazze hanno avuto tutti quanti i cibi salati e noi solo cibi dolci. Infatti Robby, guarda, le dietorelle sono delle caramelle, io non lo sapevo. Vediamo se c'è qualche gusto buono. Il miele invece è un dolce fatto dalle api, ti rendi conto? Un momento, non è che è pupù di api? No, non penso, è così dolce. O la pupù è dolce delle api? Non lo so, ok, mangerò la pupù di ape allora. Forse l'orso si chiama Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, bella questa. Comunque è buono. Ah sì, vediamo le tesorelle. Ehi, perché c'è solo un pulsante? Vabbè, non importa, questo è altro per mangiare un po' di cibo. Riconosci il cibo da bendato challenge. Oh, questo sì che è difficile. Però sembra divertente questa challenge. Amici, lasciate un bel like se questa challenge vi sta divertendo. E se vi piacciono i video di Daniel Robby, iscrivetevi al canale. Jenny, sarai la prima. Sei pronta? Certo che sì, è un gioco da ragazzi. Ok, vai a... Ecco a te il tuo primo cibo. Devi indovinarlo tu, non puoi chiederlo. Ma è aglio. Bravissima, hai indovinato, sì. Grazie, no, spido. Sono da questa parte, puoi toglierti la benda. Oh, ok. Perché mi avete dato dell'aglio da mangiare? E c'è di più, il tuo premio è che puoi mangiarlo tutto. Grazie, no, passo. Forse vuoi mangiarlo tu, Robby? Ma l'hai messo in bocca, che schifo. Hai ragione. Adesso mi vendicherò con Dani per quello che mi ha fatto mangiare prima, il salame. E lei odia il caffè. Dani! Oh, Benny, ho tantissima fame! Questo ti piacerà tantissimo! Avvicinati, apri la bocca. Davvero non si fanno queste cose a un'amica. Io odio il caffè, è davvero troppo amaro. Devo sciacquarmi la bocca. Fede, dimmi Robby. Sei pronto con il tuo palato a scoprire nuove emozioni? Speriamo che siano buone queste emozioni. Allora, se indovini ovviamente il cibo, potrai mangiarlo. Ah, certo, va bene. Ok, ti aiuto io, eh? Eh sì. Indovina il cibo. Ovviamente inizia con la prima lettera del tuo cognome. Sembrano delle patatine, quindi sono dei Dixie. Guarda un po'. Dixie! Ci ho preso, infatti! E quindi ora puoi mangiarli. Buoni, finalmente qualcosa di buono. Tocca a me, ho paurissimo. Apri la bocca, Benny. Apri la bocca. Senape! Sì, Benny, è senape! Datemi un po' d'acqua! No, non puoi bere l'acqua, inizia con la A! Jenny,
Non ce l'hai con me per l'aglio di prima, vero? No, figurati, Robby. Dove ci vuoi? Tieni. Ma non sa di niente. Non sa di niente. Ma devo morderlo? Sì, devi. Ah, è morto! Cosa è successo? È freddo, vicino. Ed è? Mirtillo. Esatto, hai indovinato. Puoi avere altri mirtilli. Buon appetito, Robby. Ora che li vedo meglio non sono poi così male. Fede, prima hai premuto tu, quindi adesso tocca a me. No, ma io voglio premere. No, no, no. Dai, no. Torneo di Air Hockey con tutti i nostri amici. Benny, non hai speranze. Povero illuso, io sono fortissima. Vai, Benny, fagli vedere chi comanda. Sì. Allora, amici, voglio un gioco pulito. Io sarò un arbitro. Il primo che arriva a un punto va avanti. 3, 2, 1, via! Sono più forte Fede, io. Sei proprio scarso. Dai, Fede. No! Sì! Benny ha segnato, quindi va avanti nel torneo. Jenny contro Dani. Non prenderai mai la porta. Dai, ce la posso fare. Quasi vicino. Sì! Visto, sorellina? Te l'avevo detto. Jenny ha segnato, quindi va avanti nel torneo. In finale sono arrivate Benny contro Jenny. E Benny, se vince, mangerà dell'ottimo salmone norvegese. Mentre invece Jenny, il cui cognome inizia con la lettera A, mangerà degli Atene. Non posso perdere, voglio quel salmone. Oh, io adoro gli Atene. Devo vincere assolutamente. Ragazze, mettetevi in posizione. 3, 2, 1, via! Devo vincere. Voglio assolutamente gli Atene. C'è competizione. A quanto pare le due stanno combattendo. Ma Benny ha vinto. The winner is Benny. E per te il tuo salmone. Grazie, è buonissimo, io amo il salmone. Robby, ho avuto un'idea. Che ne dici di mangiare del bel pandoro? Dani, ok, è Natale, anzi si sta avvicinando il Natale. Ma il pandoro inizia per P e nessuno di noi potrebbe mangiarlo. Ma infatti, Robby, mangeremo una fetta di pandoro con del cibo che inizierà con la lettera del nostro cognome. Ah, Dani, è un'idea geniale! Oh, che buono il pandoro! Pandoro con acqua! Ma con tutte le cose che iniziano per A, proprio l'acqua vicino al pandoro! Vabbè, a questo punto proviamo. Oh. Va bene. No, non ce la faccio, io quitto. Pandoro con cacao. Questo sì che è buono. Wow, che buono. Io adoro il pandoro e anche il cacao. A chi gli è venuto in testa di mettere il pandoro nel dado? Vabbè, proviamo. Fa schifo, ragazzi. Io ho il pandoro con del succo. Secondo me non è così male. Proviamo. E infatti avevo ragione, è buono. Quando Dani ha detto che avremmo mangiato del pandoro con del cibo con l'iniziale del nostro cognome, non avrei mai immaginato di dover mangiare del pandoro con della marmellata. Speriamo che abbia almeno scelto una marmellata buona. Ciliegie. Non lo so se mi piace oppure no. E voi, amici, con cosa lo mangereste il pandoro? Io forse la Nutella. Lasciate un bel like a questo video e vi ricordo che il 10 dicembre saremo alle 5:30 a Sant'Antonio Abate per il super spettacolo di Natale. Tranquilli, l'ingresso per lo spettacolo è gratuito. Ciao!